Alessandro Cattelan fa un'amara confessione sul suo show, Tutto Fermo. Alessandro Cattelan sul suo show non lo nega, ci sono stati dei cambiamenti. Successivamente il popolare conduttore, sempre in questa intervista rilasciata al giornale Il Fatto Quotidiano, ha rivelato che rispetto alla prima edizione il suo show Stasera c'è Cattelan ha subito dei cambiamenti che fortunatamente hanno funzionato riuscendo ad attirare l'interesse del pubblico consentendo così di ottenere ascolti molto buoni. C'è stata la necessità di cambiare delle cose e lo abbiamo fatto. Non mi prendo i meriti di questi aggiustamenti ma constato che hanno funzionato. Cosa è stato modificato? Il volto di Rai 2 ha spiegato che per esempio è stato dato un taglio diverso alle interviste puntando soprattutto al contenuto, anche se la goliardia non è stata messa da parte. Quest'ultimo non ha poi fatto mistero che determinati errori commessi nella prima edizione del suo programma sono stati probabilmente una conseguenza del fatto che conoscesse poco il tipo di target di pubblico a cui si sarebbe rivolto. Fiorello è la rivelazione del collega, quando sono arrivato a Rai 2 mi ha subito telefonato. Alessandro Cattelan ha poi rivelato a Il Fatto Quotidiano che nel momento in cui è approdato sul secondo canale Rai ha subito ricevuto la telefonata del popolare collega alla guida di Viva Rai 2. Cosa gli ha detto? Di fare squadra. La prima cosa che mi ha detto Fiorello è stata, facciamo squadra. E fortunatamente le cose sono andate molto bene per entrambi, visti gli ottimi ascolti ottenuti fino a questo momento. E sul suo flop con il programma andato in onda in prima serata su Rai 1 la scorsa stagione TV, da grande, media del 123% di share, il presentatore ha ammesso che in effetti ha preso un bello scivolone, ma si è comunque rimboccato le maniche continuando a lavorare. Tornassi indietro rifarei comunque la stessa scelta,